Raffaele Cutolo, quando fonda la nuova Camorra organizzata, prova a dare ordine a una struttura pulviscolare, a un territorio spartito tra marsigliesi e siciliani. E Cutolo invece mette insieme una piramide, una struttura verticistica organizzata secondo gerarchie rigorose e con gradi presi direttamente dalle antiche scritture. E ci sono i santisti, ci sono gli sgarristi. Tutta la tradizione simbolistica anche condivisa con l'Andrangheta. Raffaele Cutolo ebbe un potere enorme, superiore a quello di un primo ministro, più influente di un ammiraglio d'azienda. Voleva costruire un sistema, e ci riuscì per un periodo, in grado di dare solidarietà ai disoccupati, distribuire lavoro, tribunali in grado di rispondere immediatamente rispetto ai tempi secolari della giustizia istituzionale, corrompere tutti per spingere la nuova camorra organizzata a essere forza egemone, in cui tutti potessero riconoscersi. Si mostrava come una sorta di Robin Hood, che sottraeva un pezzo ai ricchi signori per dargli ai poveri disperati, figli di zappatori come lui. Non fu mai così, questa fu solo la retorica. Con i suoi rivali di sempre, la nuova famiglia iniziò una faida che durò anni e anni, migliaia di morti. Distrusse l'economia meridionale, saccheggiò le risorse del terremoto. E la politica, beh, la politica una parte, fu creata letteralmente da lui, con i suoi voti, con gli scambi economici. E lo Stato si è seduto dinanzi a Raffaele Cutolo per chiedere la liberazione di Ciro Cirillo, sequestrato dalle Brigate Rosse e custode dei segreti, delle tangenti del terremoto e del sistema di corruzione della Democrazia Cristiana campana. Cutolo fece liberare Cirillo e credeva di poter tenere in ostaggio lo Stato perché aveva la prova che lo Stato avesse negoziato con lui. Cutolo visse e comandò dal carcere, sempre in carcere, creò l'acronimo NCO perché andavano di moda. C'erano le Brigate Rosse, c'era la prima linea, c'erano i NAP, c'erano le RAF, c'era l'IRA, c'era l'ETA. E perché la criminalità organizzata era così? Senza nome, allora fece NCO, Nuova Camorra Organizzata. I suoi rivali NF, Nuova Famiglia. La fase in cui la criminalità organizzata si prese gli acronimi, ma in realtà si mostrava chiaramente un'organizzazione politica. Questa è la differenza dell'NCO con tutte le altre organizzazioni. Una struttura che nasce politica, che nasce con un segmento militare, con un segmento sociale pubblico, visibile. Ecco cos'è stato Raffaele Cutolo, un pezzo dello Stato italiano. Guai, guai a credere che le mafie siano l'antistato. Le mafie sono una parte dello Stato.